con Aladino e il genio. Okay, next. And can you read this? Can you read this? Make love not waste. Yeah, when I was in the Vietnam peace movement, it was make love not war, right? Fate l'amore, non spazzatura. And I tried very hard with that slogan. I made as much love as I could. There is a problem with this. C'è un problema. You might be too young, or you might be too old. Forse potete essere giovani o forse troppo. As you get older, this gets more difficult. Ask the old men in here, it's very difficult. So we have another slogan. Make friends, not waste. Make friends, not waste. Quindi per tutti fate amicizia, non fate spazzatura. That's easy. Next. And then we have the song. We can have fun with the song. You've already learned this, haven't you? So let's sing this one more time. No, I incinerate Tory. No, I incinerate Tory. No, I incinerate Tory. Is this the old mode of millionaires? My eyes have seen the garbage that's a smoldering on the grate. We must stop incineration before it is too late. Unless we wish that just we had better separate, and we must do it now. Next. What's it? No, I'm incinerator. No, I'm incinerator. Allora, thank you, grazie al professor Connett, grazie a voi, grazie alla sua enorme disponibilità. E noi, a me fa piacere che siano rimasti in sala i nostri due amministratori, i consiglieri Iapicca e Papa, ne facciamo tesoro, partiamo da qualcosa di questo che ci ha detto il professore. Già stamattina è stato un buon risultato, dobbiamo proseguire così. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, il professore sarebbe anche disposto qui. Ecco, c'era un attimo una domanda da parte Marcello, c'è una domanda. Hello professor. Falla in italiano così capiamo tutti. Sono... How do you think about your plastic bottle and the glasses? Oh, it sucks! Get rid of it! Fa schifo, liberatevene, buttatevene. Here, la prossima volta che viene per piacere una brocca d'acqua di vetro. Con acqua del rubinetto. Va bene, allora grazie a tutti, grazie alla preside Farina. C'erano anche le rappresentanti delle mamme vulcaniche che sono state presenti a tutti i nostri incontri che volevano salutare. Volevate fare una domanda o semplicemente salutarlo? Volevano dare un bacio, a kiss from le mamme vulcaniche. Le mamme vulcaniche sono un'associazione che ai tempi... Questo, ma come vi siete dimenticati delle mamme vulcaniche? Wow, bravo! Mamas, yes, we want the big mamas! The big mamas? Yes. By the way, if anybody wants a copy of this PowerPoint, you're happy to take it and use it. Chiunque voglia una copia di questo file PowerPoint che lui ci ha illustrato questa sera, noi la mettiamo sul nostro, la metteremo sul nostro sito internet oplontiamo.com.
So if you want a copy, see this. No, professor, we are going to share on the website, on the school website. Francesco, posso solo dire una cosa, visto che alla fine, diciamo, ho conosciuto a Cavalli due allievi del professore Bonnet che venivano dagli Stati Uniti, oggi sono professori molto importanti del CNR di Pisa, i quali raccontavano le lezioni com'erano, erano così come avete visto sostanzialmente, tu lei si faceva accompagnare la chitarra qualche volta quando faceva gli esercizi di matematica e chimica alla lavagna, quindi per dire la qualità anche del rapporto con gli studenti. Una cosa volevo dire che è molto importante, quando lui parlava della questione dei ristoranti, noi ieri abbiamo messo in campo come piccola parte, abbiamo cercato di sbizzarrirci per capire come potevamo dare da questo punto di vista. Voi sapete che le due costiere, Amalfitana e Sorrentina, l'isola di Capri, l'area vesuviana, è uno dei più importanti indotti della ristorazione, nel senso che ci sono una marea, ma veramente una marea di ristoranti, in qualche caso anche abusivi, però ce ne sono una marea. Per cui avevo pensato come era possibile mettere in campo una strategia di questo tipo verso questi ristoranti, anche perché i comuni che hanno un'altissima concentrazione di ristoranti hanno una raccolta di differenziata legato all'umido molto più alta dei comuni normali, e quindi eliminare la frazione umida da questo punto di vista era fondamentale. Qui abbiamo realizzato questo protocollo di cui parlava con la vignetta che abbiamo presentato a Capri e che ieri a Vico Equense abbiamo iniziato a fare, mettendo in competizione a livello europeo la realtà che stiamo realizzando sulla costiera sorrentina con uno dei ristoranti più stellati che abbiamo nella nostra zona, quello di Gennaro Esposito della Torre del Saracino di Vico Equense, di cui vi consiglio di andare a mangiare qualche volta, magari premunendovi con una carta di credito abbastanza corposa, però come ogni cosa, insomma, le buone cose si pagano. E li abbiamo messi in contatto col Basque Culinary Center, che sarebbe l'università mondiale della cucina che è nei Paesi Baschi. Può sembrare strano, ma i cuochi baschi sono considerati i migliori al mondo. Nell'area di Hernani, che avete visto per fare la raccolta differenziata all'80%, nell'area di San Sebastian c'è la maggiore concentrazione di ristoranti stellati al mondo, per cui abbiamo pensato di mettere in campo questa iniziativa e abbiamo ricevuto l'invito da questo Basque Culinary Center per alcuni cuochi del nostro territorio che stanno mettendo in campo il loro ristorante a rifiuti zero, nel senso che utilizzano la filiera corta, utilizzano materiali di prossimità, utilizzano il riciclo delle acque, utilizzano il compostaggio, chiamiamolo domestico, in questo caso di comunità, per cui cercano di eliminare alla fonte il rifiuto. Tra l'altro il comune di Vico Equense, qualcuno che faceva la domanda, paghiamo ancora a metro quadro, con la TARES, con la nuova tariffa, se va in vigore a luglio, prevede che si possa fare la tariffa puntuale, nel senso che per quello che io produco, quello pago. E sostanzialmente il comune di Vico Equense ha fatto il regolamento comunale, per cui per questi ristoratori e successivamente per i cittadini, già riduce la parte diciamo comprimibile del tributo del 10% e può arrivare fino al 50%. I baschi comunque interessati di questa cosa ci hanno invitato, andremo a fine febbraio a San Sebastian a spiegare questa tecnologia, a fare un gemellaggio tra i cuochi chef stellati della cucina basca e questi della costiera sorrentina, e faremo un convegno poi qui a Ravello a fine giugno in cui ci sarà questo interscambio, e ad ottobre stiamo pensando di organizzare un incontro con i quattro maggiori sindaci delle metropoli europee, Berlino, Londra, Parigi e Barcellona, non sappiamo se inviteremo il sindaco di Napoli o il sindaco di Salerno, viste le diapositive, comunque a prescindere da questo cercheremo di mettere in campo un'iniziativa che possa poi allargarsi su tutti i ristoratori di qualità dell'Europa. È un modo come un altro di far partire da quest'area disastrata, la Campania, idee e genialità che possono poi coinvolgere un po' in lungo e largo. Perciò dico, a volte non è tanto il discorso di fondo in cui ciascuno deve fare la sua parte, bisogna mettere in campo anche le capacità, la scuola lo sta facendo benissimo, dovrebbe fare l'università da questo punto di vista, e dobbiamo attrezzare anche tutte le attività produttive sotto questo aspetto a fare il meglio. Tra l'altro lui ha fatto vedere sul sito per YouTube, trovate sicuramente i trailers del Trashed, questo film che verrà presentato mercoledì prossimo nel primo mondiale a Firenze, Jeremy Insma,
Science, che sarebbe il premio Oscar che si è messo costa a costa con Paul Collett, si è girato il mondo nei suoi viaggi e ha messo in campo un filmato che io ho visto, la parte finale di questo filmato è qualcosa che lascia un pugno nello stomaco, per cui appena entrerà nelle sale noi cercheremo di procurarcelo, però trasmetteremo tra una sezione prontiamo, che è importante vederlo per vedere come abbiamo ridotto il nostro pianeta, al di là delle questioni di fondo, veramente cosa c'è davanti a noi, ed una delle emergenze sicuramente mondiali più importanti, e questi comunicati, questi filmati ci aiutano anche a capire in che direzione stiamo andando. Grazie ancora a tutti e allora al prossimo appuntamento seguiteci sui canali che abbiamo detto prima, grazie ancora alla Presidente della Marco.